Riecoci insieme con Biancarozzo TV Sport vi preannuncio che fra poco eh, mostreremo la conferenza stampa di Nicola eh, Bellomo che ha il precedente due, due gol ad Andrea contro la Provercelli, non abbiamo ancora notizie certe su Caputo che ha un problema al piede e, e solo nelle prossime ore verrà valutato se potrà giocare eh, o meno, se non giocasse Caputo ovviamente è Bagua eh, titolare, mentre Nicola pensa all'arretramento di Schiattarella sulla linea dei eh, difensori, quindi Schiattarella potrebbe essere uno dei laterali insieme a Filippini. Ricordiamo che il Bari deve fare a meno di Sabelli che con l'Under 21 e di Calderoni che è, è, è infortunato. Per il resto non ci dovrebbero essere grandi novità di eh, formazione. Ehm, con me Sergio Fanelli, grande tifoso del Bari, Presidente dell'Associazione Estera del Sud che ancora una volta ha contribuito, ha partecipato ad un momento molto importante eh, nell'ottica delle festività eh, pasquali con le uova consegnate ai eh, bambini del, eh, dell'ospedaletto, eh, i piccoli degenti dell'ospedaletto, ci sono stati anche i giocatori del, del Bari, eh, Bari sempre molto sensibile rispetto a queste iniziative. C'erano anche i rappresentanti di altre due associazioni. Sono, che saluto, che sono Tempo Libero a Bari con Michele Celammare e, Michele. e, e, la, squadra, e la, la squadra del cuore con Nicola Viterbo, Enza Cassano, tanti amici. Nicola e poi grazie, tutti amici miei infatti. E poi c'era anche Rosa Stallone in rappresentanza dei Seguaci della Nord, che sono davvero sempre più splendidi perché portare il nostro tifo in tutte le città e in gruppi così numerosi davvero a volte ci chiediamo come sia stato mai possibile un passaggio da quando noi andavamo in trasferta in qualche centinaia andare anche di venerdì sera in quel di Pescara che non è una trasferta facile in diverse migliaia sicuramente va dato atto a un livello e un grado di maturità del tifoso barese di tutte le età di essere accanto alla squadra in ogni momento il servizio di Roberto Maggi quando i bambini fanno c'è un tupolino, mentre i bambini fanno, oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Una Pasqua con l'Effici Bari per i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Per Defendi e Company un allenamento speciale tra le corsie e i reparti, distribuendo le uova di cioccolato donate dal comune di Bari ai piccoli ammalati. Fotografie e autografi, ma il regalo più bello forse è stato il sorriso condiviso con i propri beniamini. Un gesto di solidarietà che è stato descritto anche dal vicepresidente della società Romeo Paparesta. La gioia che si può trasmettere in ospedale non ha assolutamente nessun prezzo, è qualcosa di, di gratitudine che eh, i ragazzini soprattutto mostrano nei confronti di questi personaggi che la domenica con un paio di calzoncini vanno su un terreno di gioco a dare dei calcio al pallone e che loro invece li vedono come idoli. Sella del Sud, Emofiliaci Arpe Teo Ripa, Tempo Libero Bari e Squadra del Cuore. Sono le associazioni di volontari che hanno partecipato all'iniziativa dando una mano ai ragazzi di Mister Nicola. Proprio l'allenatore dei Biancorossi è stato uno dei più attivi, contagiato in senso buono dall'entusiasmo di questi tifosi meno fortunati. È vero, l'entusiasmo quale la voglia di, di andare oltre i sogni, oltre le cose, è, è tangibile. E credo che trovarla anche in un contesto del genere sia il modo più bello per poter sorridere anche a eventuali situazioni che spesso non ci fanno ridere. E allora abbiamo visto le immagini di questa... Splendida eh, iniziativa che eh, un po' ci commuove, un po' tutti. Insomma, vedere una situazione di questo tipo. Insomma, eh, portato un avete portato un raggio di, come dire, di, di sole, sole, eh? sole. Eh, all'interno del dell'ospedaletto e so che i giocatori erano molto coinvolti e toccati, mi hanno raccontato di un Ibagua che a fatica eh eh, andava via. Insomma, Giulio ha eh. dovuto recuperarlo per un paio di volte eh, perché lui si era appartato nelle, nelle stanze, era rimasto lì, eh, ma c'era anche Marino Defendi, c'era Filippini, c'era Simone Salviato, il mister Nicola ha toccato, come dicevi eh, tu prima, sì. in prima persona. È stato molto toccante anche vedere la signora Bucci, la mamma di Mimmo, eh, che insieme a Nicola hanno dato davvero qualcosa di, di positivo, di, di affettuoso nei confronti di questi piccoli agenti a cui è stato donato sì un, un, un uovo di cioccolato, ma con l'augurio più grande del, di un pronto ritorno a casa eh. alle loro famiglie. Ti lascio la domanda del tifoso che Ti aspetti da questo finale di campionato? Mancano 10 partite. Bah. Il Silvio il professor Antonucci, cosa ha detto? Ha fatto, ha fatto i conti, lui non si sbaglia mai. Con i conti, è, è praticamente infallibile. 62 è la quota playoff. In verità, in questi giorni abbiamo sentito parlare spesso di giocatori di quota 50, è eh, un po' è diventato un tormentone anche simpatico. Peraltro, non so se abbiamo già la prima pagina del, del nuovo Galletto, il titolo l'ho fatto io, eh, <ride> devo dire la verità. E quindi eh, vorrei eh, mostrarvelo perché è un po', ma una risposta anche affettuosa a quello che dicono eh, i calciatori in questo momento. Loro, Nicola, devono fare eh, il gioco delle parti, in questo momento hanno un po' abbassato l'asticella, no? Noi però diciamo, visto che siamo la voce dei tifosi... 50 punti non bastano, questo è il titolo. Vogliamo qualcosa di più, no? Che Vogliamo dice? sicuramente eh? qualcosa di più. Io, dopo, Bari, dopo la partita del Bari a Pescara, ho registrato voci discordanti. Sinceramente, al sottoscritto, la, 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 la prestazione del Bari è piaciuta molto perché abbiamo visto una squadra ordinata con delle idee. È vero che abbiamo tirato, non abbiamo tirato molto in porta, però abbiamo tenuto testa a una delle squadre che nelle ultime partite si è rivelata essere una delle migliori della Serie B. Se la stessa attenzione. Lo stesso orgoglio, la stessa capacità, la stessa voglia la si metterà nelle prossime partite. Sicuramente noi diremo qualcosa anche quest'anno. Quando dico diremo qualcosa, sicuramente ritengo che i playoff non ci sfuggiranno. 62 punti, prendete nota: il professor Antonucci parla di 62 punti, vuol dire 21 punti degli ultimi 30 disponibili, che vorrebbe dire 7 vittorie e 3 sconfitte, che potrebbe voler dire 6 vittorie e 3 pareggi e una sconfitta. Insomma, fate voi, eh, però. Ci vorranno più o meno questi punti. Io non faccio un calcolo di, eh, di punteggio, faccio un calcolo delle prossime 3-4 partite, perché le prossime 3-4 partite dovessero venire tre vittorie che sono a nostra portata, perché giocare con la Provercelli, giocare con il Crotone, a anche Terni. la trasferta di Terni, se in queste 3-4 partite Bologna in casa... Bologna in casa mm. Diciamo quasi uno sconto no, diretto, sì, no, riprenderci poi mal tolto a, a Bologna, significherebbe rimettersi in costa. Però Bologna e l'altra in casa, c'è un'altra trasferta in mezzo che forse non è E Trapani se non mi ricordo Trapani. male, sì, sì, infatti mi stavo Trapani, organizzando Trapani, un, Trapani, un attimo Trapani, per, Trapani. perché soprattutto lontano bisogna di essere. Cioè. è Bari-Provercelli, poi Ternana-Bari, Bari-Crotone e Trapani-Bari, poi Trapani -Bari, Trapani -Bari, viene Bologna Bologna-San Nicola. Bologna-San Nicola e poi andiamo a Carpi. Sono queste le partite che sono il fulcro del futuro del Bari e ritengo che se con la stessa attenzione messa a Pescara dovessimo affrontare le prossime partite, beh, eh, sicuramente si assisterà a un campionato diverso. Siamo pronti con Nicola Bellomo? Sì, io andrei da Nicola Bellomo perché stiamo parlando della partita e sentiamo che ne pensa Nicola Bellomo, che è una delle nostre grandi speranze. Perché fino ad ora è andato un po' intermittenza. Se si accende Nicola Bellomo, e eh, lo aspettiamo tutti perché il vero Nicola deve ancora venire fuori. Sentiamo. Sinceramente, non penso al gol. Eh. Se arriva è tutto di guadagnato. Però domenica conta solo vincere perché se vinciamo ci avviciniamo alla quota salvezza. E poi come diciamo tutti, pensiamo ad altro. Sì, sì, ho visto che loro sono una buona squadra. Poi abbiamo Marchi, che alla fine mi sa che è il capocannoniere. Sì. però ha fatto tanti gol. È giusto che si ferma un po', gioca contro di noi, si deve fermare un po'. Anzi, lo fermeremo noi. Dai, diciamo che come so conto è positivo, però posso, posso fare molto di più, come possiamo fare tutti molto di più. Come ho detto l'altra volta, alla fine ci sono state altre aspettative all'inizio dell'anno, poi purtroppo a gennaio è cambiato tutto, era come alla fine la classifica parla, bisogna salvarsi prima. Sto giocando, oddio. Ho sempre giocato per la squadra, però ora mi sto sacrificando di più. Questo è vero. Però nel calcio bisogna fare tutto. Quest'anno serve, serve questo per adesso. Sì, è normale. Quando uno difende troppo, tipo nel senso, difende, tra virgolette, che mi sto sacrificando più per la squadra, è normale che poi in fase d'attacco sono un po'. Meno pro come si dice? propositivo concreto. Sì, sì, meno concreto, dai.